Eccoci qua con il penultimo capitolo di Yo-Kai Watch, le prove del maestro Mew. Ok, questo è davvero davvero carino come capitolo. Ed ecco Dekadama, sì, è arrivata proprio nella fine dell'ultimo capitolo. Ha fatto dan 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 ed è arrivata. Ed ecco che abbiamo fatto le presentazioni, mi congedo. E dove pensi di andare? La pagherei per tutti quelli che ha gustato trasferito a sé polpanime. Quello Yo-Kai che ora conosceremo bene, ha bloccato due generali di Spirito Ossa e Polpanime. Gli yokai più forti dell'intero gioco, in teoria. Dunque, io sono Pestifero. Sapete una cosa? Venite vicino. Più vicino. Pestifero? In realtà è Pestifera. I giapponesi la vedono come una femmina. Come vedono Gattiva come un maschio. Perché questi cambi da noi occidentali? Perché vogliamo sempre fare schifo. E a questi cambi erano favorevoli anche i giapponesi, quindi... Comunque sia, questo combattimento lo lascia Pestifero, brava Dekadama. Tutti quanti se ne vanno? È la ricreazione, posso divertirmi quanto mi pare! Ma è veloce, boia, è anche forte. È così veloce, già come il fulmine. Ah, Squid, perché è un topo. Però è femmina, quindi è topa. You should be ashamed, dude. Andiamo avanti. Io sono uno yokai spettrale d'elite, il meglio del meglio. Il peggiore, purtroppo. Il peggiore degli spettrali. Il più forte, secondo me. O meglio, il migliore, secondo me. Per me è Nihilo. Poi, vabbè, Scortella, perché, vabbè. Forte, davvero forte, Scortella. Oh, no, che state architettando? Tu parli troppo, mocciosetto. Adesso lo bloccheremo qui. Andate via! Meglio fare come dicono, non possiamo resistere. Siamo troppo deboli ora. Ce l'abbiamo fatta, non è vero, siamo solo scappati. E ora che si fa? Ci attacchiamo, amico mio. Non possiamo fare niente. Dobbiamo trovare il maestro Mew, lo yokai degli yokai, il maestro dei maestri. È un potente maestro yokai, sì. Whisper sa tutto quanto perché sta leggendo, ovviamente. Già neanche lo nasconde più ormai. E come lo contattiamo? Beh, lo cerchiamo. Chi è qua? Ah, Pioggianna e Relux, sempre due piccioncini super innamorati. Conoscete il maestro Mew? Vabbè, questi qua stanno nel loro mondo. Non mi lasci altra scelta, ti sfido a duello. Ma non voglio Pioggianna! Non mi piace Pioggianna! Per carità, può essere interessante, però no, non sono interessato io. Ma no, Relux, non voglio Pioggianna, sto cercando il maestro Mew. Indossa un mantello elegante. Dobbiamo andare a Via del Commercio ora, all'area shopping, vai. Vediamo un po' che succede all'area shopping. Oh, c'è Nathaniel, ciao Nathaniel, c'è anche Overnian. Che succede? State guardando un cartone animato? Ah, ok. Ah sì, le avventure di Maximus Mask. Ma io penso che venire ogni giorno qui e spendere il biglietto costa tanto, quindi magari si è fatto un abbonamento. Sì, però se voi perdete tempo qui a guardare i cartoni animati o quello che è, noi non possiamo trovare il maestro Mew. Attenzione perché il maestro Mew è uno yokai che a quanto pare ha dei baffi extra e si dice che porti un mantello elegante sul... Ma elegante. Ora, se fossi un gatto yokai con mantello e baffi extra, dove andrei? Ed ecco qua, abbiamo trovato il maestro Mew della tribù Splendidi. Maestro Mew, dici, cosa dobbiamo fare per diventare più forti? Dunque, come stavo dicendo, dobbiamo battere uno yokai spettrale di nome Pestifero. E si addormenta. Vai al Monte Mediano a Rilandia, la risposta che cerchi è lì. Ah, ok, bene, bene, bene. Andiamo al Monte Mediano. Ah, c'è il maestro Mew che ci attende, grande, frate. Ok, iniziamo l'addestramento. Sosterrò tre prove, grande. Ora, il problema delle prove è solo uno. Sarò abbastanza forte. Non tanto forte, ma tanto se non mi fanno il danno da 999, certo. Ok, quando sono pronto vengo avanti. Prove del maestro Mew sono le tre missioni chiave per oggi. Let's go, maestro Mew! Eccomi qua, salve. La prima è la prova del coraggio. Andiamo sul difficile, eh? Il gioco dell'acchiapparella, oh no. Deve acchiapparmi per superare la prova. Certo, non c'è problema. Sì, però se me lo fai così difficile già subito, maestro Mew. E fammi andare, fammi fare. Non c'è bisogno di inseguirlo, basta mettersi in questo punto e premere A per aspettarlo.
Eccolo che arriva. Tanto facile. Tu istintivamente lo rincorri, ma è questa la fregatura. Ad ogni modo la prova è superata. Andiamo avanti per la seconda. La mia fortuna è che gli yokai di Rocca Faccione hanno paura di me perché ho un livello piuttosto alto. Ecco, vedi, questo qui, guarda come mi abita, come la peste. Dice, se non lo vedo non esiste. La prossima è la prova dell'amore. Guarda, Whisper già si prepara per essere il balletto yokai più figo di tutti. Ah, ma perché c'è ancora Whisper con me? Io avevo rimesso un altro yokai. Ma perché sempre Whisper mi segue? Da dove spunta questo gatto? È una gatta randagia da mia amica, è una mamma, sai? Devo trovare i suoi gattini nel villaggio. Ce n'era uno nascosto che mi ricordo benissimo dov'è. Però ste prove, ragazzi. Allora, è bello come capitolo, ma non cercare i gattini. Trovati tutti, questa è piuttosto facile come prova. E anche questa è completata, la prova del maestro 5. Le altre tre sono post-game, mi pare. Siamo alla prova finale, devo sconfiggere uno yokai cattivo. Uno yokai che mangia gli oni. Dov'è questo yokai che mangia gli orchi? Dove si trova? Ah, è qua sopra, eh. Vediamo, è su, sali uno scalino, Link, Long. Oh no. Sembra deperito, poverino. Che è successo? È senza forze. Ah, sta dormendo. Sembrava che stesse sveglio, in realtà. Wow, questo è Mastic, sembra davvero potente. Ma sta dormendo. Guarda, ha le gambe piccole piccole. Guarda, fai così, gli tiri un sasso. Maestro Mew, perché ha quella pietra nella mano? Te l'ho detto, prendi un sasso e glielo tiri. Tu hai disturbato il mio sonno. Oh no, Mastic ora è sveglio. Ok. Che bello che non sia un boss. Almeno posso fare... Posso vederlo così quanto è bello. Perché i boss, ragazzi, purtroppo non me li cambia. Me li cambio i boss. Che bisogna fa? Vai. Specchio riflesso, ti muovi, sei un cesso. Lo è. Infatti dato KO. Vabbè, guscio lento è anche più debole di Mastic, insomma. Quindi alla fin fine non è ancora finita. Invece sì che è finita, basta. È finita Mastic, hai perso. Ah, era il maestro mio, bene. Ben fatto, Long, ora hai superato tutte le prove. Eccellente, grazie Whisper, grazie. Oh, le prove sono già finite, ma maestro, mi stavo divertendo. Ammetto, maestro. Certo, sono il miglior studente di maestro mio, che ti pensavi? Quindi lui è Luke Skywalker in realtà. Amore, fegato e coraggio, le prove di Maximus Mask. Già. Esatto. Arriviamo al dunque. Non ho più nulla da insegnarti visto che hai superato le prove. Possa il tubo inondarti di energia? Il tubo? Non ci ho capito, un tubo, sì. Allude all'energia soprannaturale, vero? No, è un tubo. Questo è il tubo che va a succhiare la benzina delle altre macchine. Due generali sembra che non ce la stiano facendo. E Stifar è troppo forte. Raga, Batrax, Arachnus, ora è tuo turno. No, amico mio, io ho il tubo. Che facciamo, Whisper? Usiamo il tubo. Usa il tubo, no? Eccolo qua. È un artefatto misterioso, non credo, Whisper. Penso che sia solo un tubo. Ecco, vai, grande Gibanian. Così si fa, amico mio. Sì, vuoi lanciartelo contro? Sì, puoi scansarla facilmente, non credo. Dai che gli gira la testa. E il Pestifero è stato sconfitto. Finiscilo, dai, let's go. Ora è arrabbiato più di prima. Ma
che facciamo ora? Offam, che bello! Bellissimo Offam, no yokai stupendo. Ah, però è forte però. Chi è da sottovalutare? Dai, traccia veloce prima che si ricarica tutta quanta la salute. Ah, grazie Purishogun. L'hai davvero purificato. L'hai mandato in paradiso, quindi è purificato sicuro. E allora, Pestifero, tutto a posto? Arrivati il mio divertimento, faccio la spia de Kadama. Uè, uè, uè. Gne, 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 dico a mamma. Tu ci hai salvati? È il minimo. Il sole è unico maestro mio. Ha trovato il tempo per aiutarci. Ma gli yokai spettrali sono formidabili. Anche se aiutati non so se vinceremo. No, è impossibile. Se la situazione continua a essere come adesso. Sto solo dicendo che non c'è tempo per la disputa tra Spiritossi e Polpanime. Stavo pensando lo stesso. Siamo più simili di quanto pensassi. Beh, combattete insieme per un bene superiore. Dobbiamo unire le forze se vogliamo sconfiggere gli spettrali. Oh, finalmente. Ecco perché non c'è testo di questa guerra, perché sono diventati amici. Ma ha un tablet degli spettrali di Kadama. Vediamo gli incanti di oggi. Al primo posto c'è Nihilo, vittoria prevedibile per il migliore degli spettrali. E infatti ho detto che Nihilo mi piace tantissimo, anche Scortella. Devo ringraziare gli amici, la mia famiglia e il mio potere distruttivo. Andiamo avanti, al secondo posto con Fundor. Sì, sono il migliore! Quando si tratta di arrivare secondi. Padrone di Kadama, questi fanno i prepotenti, voglio che siano puniti. Ha perso contro un umano, quindi ora lo ucciderai da Kadama, lo bandirai nel regno delle ombre? È licenziato. E quindi che succede ora che quando lo licenzi? Davvero nel regno delle ombre lo manda! Porteremo distruzione, distruzione e poi ancora distruzione, distruzione! Vai, come i cori da stadio. Distruzione! E finisce anche questo capitolo. Il prossimo quindi è l'ultimo. Ma perché il prossimo è l'ultimo? Il prossimo è l'ultimo perché controllando i file ho scoperto che nel paradiso divino e nell'inferno infinito i nemici sono i boss standard del gioco. Quindi non vorrei dover arrivare a Gattiva e doverla riaffrontare un'altra volta. Non ci perderei. Fino a che non arrivo a Gattiva va bene tutto. Però dovrei levare la mod perché se i boss mi fanno 999 e i boss possono fare quel danno. Per quanto riguarda gli Yokai Watch 3 ne riparleremo in un altro momento. Però per questo video è tutto, io vi ringrazio per averlo seguito e ci vediamo domani. Ciao!